Verso la seconda metà del secolo XIX, numerose famiglie appartenenti all'aristocrazia e all'establishment salentino iniziarono a edificare a Santa Cesarea Terme le loro ville per rendere più comodi i loro soggiorni estivi. Tra tutte risplende per le sue forme eclettiche la scenografica Villa Sticchi, progettata dall'ingegnere Pasquale Ruggeri nel 1895 per volontà di Giovanni Pasca. Le sue forme moresche, che attingono al romanticismo architettonico ispirato ai palazzi dell'impero ottomano, catturarono l'attenzione del noto regista e attore salentino Carmelo Bene, il quale nel 1968 introdusse l'edificio nell'ouverture del suo film Nostra Signora dei Turchi. Villa Raffaella è legata alla grande scrittrice milanese Maria Corti, celebre per il romanzo ambientato ad Otranto L'ora di tutti. Il palazzo, infatti, venne edificato sul progetto del padre Emilio Corti, il quale realizzò un'innovativa architettura eclettica sfruttando una fusione tra il gusto mediterraneo e lo stile neoromanico. Palazzo Tamborino è conosciuto ai molti come Palazzo Miramare o Palazzo delle 100 finestre, per le tipiche aperture che scandiscono e caratterizzano le facciate dell'edificio. Costruito nei primi anni del Novecento, ospitò dal 1948 al 1949 il Casinò. All'era fascista risale la costruzione dell'albergo termale Palazzo, edificio pubblico eretto nelle tipiche forme monumentali del ventennio. Struttura elegante e prestigiosa, dal terrazzo panoramico è possibile ammirare l'ameno paesaggio costiero del Parco Naturale Regionale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. La sua proprietà è di pertinenza pubblica, amministrata dal comune di Santa Cesarea Terme e dalla regione Puglia. Anche Villa Anna fu realizzata nell'era del ventennio e in passato ha ospitato un giardino d'infanzia e successivamente la sede dell'Istituto Alberghiero,